Signore e signori, sono veramente tanto contento di potervi dare il benvenuto, o meglio il bentornato ancora, a casa del Mago Nero, nella foresta magica dei Baghi, da questo bellissimo mostro che ci ha regalato Dupo. Il mostro che ci ha regalato invece è MP19, e forse c'è qualcosa da rivedere, lui è più forte, lui è essenzialmente più forte, ma ragazzi, ciò non toglie che ovviamente il mazzo rimane bello fortino, cioè nei for fun, nel contesto for fun, perché anche qui, come in tutti i mazzi dei tre pilastri fondamentali di Yu-Gi-Oh! Siamo in contesto for fun, anche qui riusciamo a far cose veramente veramente belle. Seguitemi e vediamo quello che va a succedere. Allora, il motore principale del mazzo è sempre lui, che è il cerchino fondamentale. Poi mettiamo il circolo magico, da qui andiamo a prendere insomma il nostro pezzo di combo che ci serve, andando a riparare tre carte. Poi che cosa abbiamo fatto? Preparazione dei riti, abbiamo aggiunto in mano altre cose che ci servono, e con Candle, una volta evocata specialmente, abbiamo aggiunto in mano la carta rituale che ci serve per le nostre evocazioni. Arte avanzata del rituale, targettiamo un mostro rituale nella nostra mano e mandiamo dal deck al cimitero deck al cimitero, quindi è una cosa veramente grossa, il mostro che serve per il rituale. Ed entra, guardate quanto è bello il mago del caos. Ogni volta che si attiva una carta magia o trappola, è roba grossa, perché lui va a targettare una carta sul terreno e la va a distruggere. Roba figa. Abbiamo, vedete, una trinità di mostri, un ordine crescente dal più debole al più forte. Vedete, ecco qui, ha utilizzato terraforming e quello abbiamo spaccato. Abbiamo anche cercato molto bene, perché con prigione dimensionale ci avrebbe bandito il mostro attaccato, una sorta di cilindro magico che invece va a bandire i mostri. Carta della consonanza, l'avversario comunque fa cose, l'avversario è bravo. Questo è un mazzo molto molto buono, Dragunity, attenzione, Dragunità, un mazzo molto bello che ha avuto una storia bellissima nel meta, perché guardate che cosa riusciva a fare, guardate che ti mette sul terreno. Signori, siamo del mazzo di Drago Polvere di Stelle, è sempre molto bello rivederci, e infatti, vedete, ci va a spaccare il nostro mostro più forte sul terreno. In verità si spaccano in due, però ragazzi, onore e gloria al Drago Polvere di Stelle, sì. Potete sbizzarrirvi nei commenti, perché siamo veramente contro un mazzo molto molto figo. Mi fa molto molto piacere. Comunque, ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto, il controllo l'abbiamo noi. Vedete come fondamentalmente il mazzo sia un control, il motore mago nero ovviamente lo è. Lo è sempre stato, però, ragazzi, ecco qui. Il mazzo contro cui siamo contro ci fa polveri bagnate, perché eccolo qui, adesso regna lui. E con modalità d'assalto, ok, qui finisce la messa. Proviamo a fare i matti noi con Santuario Artifact, mettendo Sheet, il quale blocca le evocazioni dall'extra deck, ma purtroppo questo no. Questa non è un'evocazione dall'extra deck. Ed entra, ragazzi, guardate quanto è bello, Stardust Dragon Assault Mode, il quale va veramente effetti bellissimi, che per il tempo in cui uscì questo mostro, salutiamo anche l'elicottero, quando uscì questo mostro era veramente pesantissimo. Adesso, ragazzi, il controllo ce l'ha lui. Ce l'ha proprio lui, ragazzi, mamma mia. Ci rimette, insomma. Dragunità, il mazzo Dragunità comunque è veramente bello. Ancora Stardust Dragon per fare, mamma mia, fa essenzialmente quel che vuole. Siamo in un momento, insomma, in cui dobbiamo riprenderci. Ma si riparte, Berga del Mago, anima immortale, una volta attivata ci farà ressare o dal cimitero o evocare dalla mano un mago nero. E il bello è che si va in sinergia con questa carta, perché ogni volta che un mago nero viene evocato tramite Dark Magical Circle andiamo a bandire una carta sul terreno. Quindi, insomma, vedete come è. Anche il mago nero ha i suoi assi nella manica, e andiamo subito a dargli. L'avversario fa mossa, l'avversario vede comunque come il Dragunità sia veramente un ottimo mazzo, veramente non rimpiango la storia che ha avuto, faceva veramente casino. Infatti, insomma, stiamo osservando che cosa si faceva, anche se qui siamo fortunati, insomma, spreca l'attacco fondamentale. E adesso arriva tutti, ragazzi, circolo per prima cosa. Non riusciamo a prenderci nulla, ma poi con Eternal Soul rimettiamo il nostro amico mago nero, che guardate come guarda, guardate come vi guarda. Che ve ne sembra, ragazzi? A me sembra, insomma, un mostro veramente, veramente figo. Che cosa succede? Adesso c'è una combo bellissima, perché lui entra tramite circolo, noi bandiamo una carta sul terreno. Poi si è attivato circolo, quindi in catena, due, arriva lui che spacca una carta sul terreno, spacchiamo due carte. L'avversario giustamente si butta via Drago Polvere di Stelle, e Polvere di Stelle dal cimitero rientra, quindi comunque non si è fatto nulla. Però, ragazzi,
Comunque si può fare bella roba. Stavolta non attacca. Stavolta se lo vuole tenere sul terreno. E fa male, perché con l'anima immortale arriva l'altro mago nero. E allora il padre e il figlio. Drago polvere di stelle deve essere sacrificato. E rimane sul terreno il nostro mostro. Ma attenzione, un colpo di scena grandissimo, perché con tifone spaziale mistico ci spacca anima immortale. Anima immortale, se non l'avete letta bene prima, che cosa dice? Che tutti i mostri mago nero, ok, sono immuni dagli effetti delle carte. Una volta per turno possiamo restare dal cimitero e evocare dalla mano un mago nero. Ma se questa carta viene spaccata, guardate che succede. Intanto noi utilizziamo l'effetto suo per spaccare Gola Drago. E ok, e restiamo un mago nero, ma non fa niente. Al cimitero, anima immortale! Ci spacca tutto, ma noi fortunatamente utilizziamo Verga del Mago, il quale dal cimitero può spaccare un mostro sul terreno e riaggiungere Verga del Mago in mano, in modo che possiamo ripartire. Quindi vedete, è un mazzo che comunque riesce a fare tante cose. E vabbè, adesso ragazzi riusciamo a fare cose belle, perché con Giara della Prodigalità peschiamo altre carte. Verga del Mago, ricominciamo. Caos Forma. E ragazzi, riusciamo a far entrare il supporto che ci ha regalato MP19 nei tin dei sarcofagi. Entra, signori, l'ultimo mostro mago nero mai uscito, signori. Questo è l'ultimo mostro che abbiamo. Mago del Caos Nero Massimo. Beh, un effetto che ci sta e non ci sta, ragazzi. Perché sì, quando viene evocato possiamo tributare un mostro. Per il resto del turno l'avversario non può attivare effetti di mostri. Quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario, questo è un effetto che mi piace di più. Però viene distrutto. Quando spacca mostri dell'avversario, possiamo prendere una magia dal cimitero. Questa è molto molto più bella, però non riesce ad entrare. Quindi, fortunatamente abbiamo già della prodigalità e ripeschiamo un'altra Verga del Mago. Insomma, vabbè, siamo stati anche abbastanza fortunati. Verga del Mago, prendiamo un'altra Chaos Form e stavolta lasciamo il palcoscenico a chi se lo merita, e cioè il Magician of Chaos, con circolo, solita combo. Circolo bandisce e lui spacca. E stavolta, signori, stavolta la messa è finita. Stardust Dragon, polvere di stelle, si conferma un mostro classico nella storia di Yu-Gi-Oh! Un pilastro fondamentale della letteratura di questo gioco. Ma signori, vinciamo noi e vince lui! E anche qui allora ci siamo galvanizzati. Facciamo la prova del 9, e cioè combattiamo contro un mazzo, il mazzo meta finora, il Salamagna. Anche se, insomma, Nibiru non sarà d'accordo in questo periodo. Però, signori, facciamo finta che il mazzo migliore sia il Salamagna, anche perché rimane un top meta. Come vedete, ci sono tutte le combo, tutte le solite combo. Ci sta, mi registaglio, va bene. Rievoca un altro mostro. Adesso si fa, ecco, arriva Sunlight Wolf, il quale, una volta replicato sul terreno, va addirittura a mettere in mano i neghini all'avversario. Il neghino comunque ce l'ha sul terreno. Addirittura Maxi utilizza, ragazzi, attenzione, utilizza carte bandite. Gioco della prodigalità. Ok, Ash va benissimo. Mi aspettavo nulla che non mi aspettassi. Prendiamo il mago nero con circolo. Mettiamo sul terreno anima immortale, in modo che potremo far partire le nostre combo. Ma adesso, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti, perché l'avversario, ok, utilizza, va bene, circolo. Tramite anima immortale spacchiamo, o meglio bandiamo, un mostro dell'avversario. E l'oppo comunque continua nelle sue mosse. E il Salamagna, sappiamo benissimo che non si ferma davanti a niente. Dovresti bandirgli il cimitero, essenzialmente. Quindi carte come Macrocosmo Fisher non guasterebbero in questo caso. Signori, prego osservare comunque la nuova guardia contro la vecchia guardia. Il peso degli anni si fa sentire. Comunque non siamo nella situazione che vogliamo. Non abbiamo nessun ausilio a livello rituale. Adesso purtroppo non possiamo far nulla. Dobbiamo solamente subire. L'avversario si mette dei backrow importanti, mentre addirittura Borrel Sword mette un altro Salet Wolf che gli fa prendere un altro backrow. Insomma, ragazzi, non bene essenzialmente. Riusciamo a reggere un altro turno, ma signori, dobbiamo assolutamente correre ai ripari. Eternal Soul però, mago nero, mossa di disperazione, Borrel Sword. Ci togliamo il dubbio, ci togliamo questo dente, lo distruggiamo. L'avversario riesce a proteggere i suoi mostri Salamagna, ma e può ripartire, insomma, può darci un'altra ondata di mostri. E purtroppo temiamo per la nostra incolumità. E a sto giro, insomma,
Penso tanto che il Salamagna si farà valere per quel che è. Buon Sword, però, ragazzi. Comunque siamo riusciti a bandire il mostro più forte di Yu-Gi-Oh! Quindi questo vuol dire, ecco qua, ci spacca Anima Immortale, che distrugge tutti i nostri mostri sul terreno. Purtroppo Anima Immortale è il fianco scoperto di questo mazzo. Una volta distrutto, non si fa più nulla. Anima Immortale, però, ne avevamo un'altra ancora. Che peccato. Ma l'avversario riesce a negarcela, veramente. Anche qui Mago Nero non si arrende, ragazzi. Non ci siamo arresi. Mazzo bellissimo, straordinario. E non dobbiamo arrenderci, ragazzi. Mai arrenderci. Comunque per me è un mazzo bellissimo questo. Forse nel for fun, anche forse sto per dire una bestemmia, ma di pari opportunità con il Blue Eyes. Quindi se vuoi fartelo, se non vuoi giocare tornei troppo competitivi, guarda, è una bellissima idea, perché è un mazzo molto figo. Ancora Verga del Mago ci cerca dal deck, no? Circle, va bene. Mettiamo circolo prima, però. Ok, ci facciamo, ci togliamo i mostri. I mostri che ci aveva messo l'avversario con la Phoenix, la Nightmare Phoenix. Andiamo a distruggere School Invitation, il quale ci infliggeva 300, però ogni mostro che mandavamo a 5, insomma, troppo. E adesso con Circolo riusciamo a prendere Chaos Form, il nostro rituale, ed evochiamo il nostro signor. Sì, avete capito bene. Trova spazio anche lui in questo deck, ed è una cosa, insomma, formidabile, grandissima. Anche perché ci aiuta in situazioni come queste. Guardate che fa succedere. Abbiamo attaccato lui, che è un mostro che non può essere distrutto in battaglia. Ma la cosa bella è che lui, quando attacca un mostro in difesa, infligge danno perforante doppio. Per cui, boom! Un bellissimo 7000. roba figa. Insomma, siamo contro un deck troll, ragazzi. Questi deck, insomma, non durano mai, essenzialmente. Anche se... è un deck burn, fondamentalmente. E questa è una mossa veramente bella. Ci ha messo Lava Golem e Marshmallow. Adesso non può essere distrutto in battaglia. Lui ci infligge sempre 1000 ogni turno. Ma noi fondamentalmente ce lo riusciamo a togliere per prima cosa. Ma poi abbiamo Circolo, insomma, che in combo con Anima Immortale, no, la combo ve la siete imparata. Anima Immortale ci fa entrare il nostro amico Mago Nero, ma non c'è neanche bisogno, perché noi tramite i Devil Ritual prendiamo in mano la carta che ci serve, cioè Incantation Celebration, e stavolta facciamo entrare il nostro mostro preferito, Magician of Chaos, il quale va in sinergia con Circolo Magico. Circolo Magico bandisce Marshmallow, e noi possiamo attaccare, insomma, senza neanche fare troppi complimenti. Sarà distruggere, questi sono deck troll, ragazzi, cioè riusciamo a distruggerli subito. Però, insomma, ragazzi, è stata bella, a me è piaciuta questa partita. E non voglio smettere, ragazzi, voglio farne un'altra ancora. Due extravaganze in mano, veramente bello. Già, ok, siamo contro uno Shadow e è molto molto bene. Molto molto bene, un mazzo molto bello che avrà una bellissima storia, che già l'ha avuta e che secondo me, specialmente adesso che uscirà lo Structure, sarà molto più figo. Guardate, ragazzi, prego, apprezzare a parte il disegno, l'arte è sempre stata stupenda. Ma Winda, uno dei cuori pulsanti di questo mazzo, noi non possiamo fare più di un'evocazione speciale per turno, non può essere distrutta dagli effetti delle carte. È roba abbastanza pesante. Gioia della prodigalità. Bandiamo 6 carte a caso dall'extra deck, peschiamo Circolo, prendiamo un altro Circolo, perfetto per il prossimo turno. Verga del Mago, vorremmo utilizzare l'effetto, ma Transience, l'avversario ci fa bella roba. Mandiamo a cimitero lo Shadow dell'avversario. Per il momento, insomma, non dobbiamo far altro che soffrire un pochetto. In battaglia Winda ci distrugge il nostro mostro, ma ci possiamo stare, eh. Ci possiamo stare, non male. L'altra gara dell'indulgenza, veramente tanta roba. Prodigalità, scusate, ragazzi, indulgenza è il nome inglese. E ragazzi, però riusciamo sempre a mettere il nostro soldato migliore, Chaos Form. Mandiamo con forma del caos dalla mano al cimitero il tributo necessario per questo rituale, e lui entra, solita combo. Bandiamo e dovrebbe spaccare un mostro, ma non lo fa. Tramite il nostro Devil Ritual evochiamo il signor Kendall. Con Kendall prendiamo un'altra carta che poi ci è essenziale per evocare, signori. Eccoli qui, il nuovo e il vecchio, nuova guardia e comunque un mostro che si è già stabilizzato in questa casa del Mago del Caos. E signori, è abbastanza interessante che entrambi, no, li vediamo lì vicini, no, che possono attaccare. Sostanzialmente sono due nuove leve, dupe è uscito prima. Ma signori, devono fronteggiare, eccolo. Questo è un bel boss, ragazzi. Questo tanti lo conosceranno, per chi non lo conosce, è solo un bestione da 3500 che può mettere in difesa tutti i mostri che abbiamo, e a prescindere dalla difesa che hanno, una volta che li attacca li manda tutto il cimitero, non contento infliggendoci 1000.
Guardate che succede. Spacca il suo muso, ci mette tutte e due in difesa, ce li attacca tutti e ce li manda al cimitero. Come se nulla fossero, come se fossero uno scricciolo. E noi ragazzi, ci ritroviamo, no? Turlupinati. Bella roba, insomma, ragazzi. Noi non abbiamo mostri, siamo molto in difficoltà. E quindi, boom! Anche un bel attacco sui denti, non ce lo toglie nessuno. Però ragazzi, non bisogna mai disperare, bisogna solo credere nel cuore delle carte. Perché? Incantation. Ma andiamo al cimitero ed evochiamo un mostro incantation dal deck, che è molto importante per noi, perché lui che cosa fa? Ci aggiunge un mostro rituale alla mano. A questo punto, con Chaos Form, bandiamo il mago nero che serve per tributo e rientra ancora lui, imperterrito, non si arrende mai. E come se non bastasse, con Arte Avanzata del Rituale facciamo entrare Incantation Kelly Slime. Questo fa parte di un altro archetipo, ma è comunque un aiuto fondamentale in questo deck. E ci siamo, ragazzi. Con Incantation Celebration, vabbè, proviamo a fare altre cose, ma sostanzialmente, insomma, la combo è finita qui. Anche se riusciamo a mettere, sì, li mettiamo in combo questa volta, in tag team, i campioni tag team. E stavolta, circolo, insomma, ragazzi, si chiude tutto, la messa è finita, mamma butta la pasta, insomma, l'avversario con solo le tre carte in mano potrebbe fare cose, ma si limita a mettere una carta coperta. E allora, signori, ancora Incantation Celebration. Rimettiamo il nostro Devi Ritual sul terreno, che ci aggiunge un'altra carta rituale, ma sostanzialmente non possiamo far nulla. Ci butta, mette Squamata. Squamata comunque fa qualche mossa di disperazione e si salva per un altro turno. Shadow che comunque vende cara la pelle. Questo, con questo noi tributiamo il massimo rispetto a tutto il mazzo. Anche se, ragazzi, entra anche il figlioletto. C'è tutta la trinità sul terreno. E allora, via, direttamente, imperterriti. E la partita va a finire. Signori! Mago Nero che forse, vi ripeto, dirò una cosa strana, una cosa buffa, ma Mago Nero che nei For Fun secondo me spacca tantissimo. A me forse piace di più, non è che mi piace di più del Blue Eyes, ma mi piace allo stesso livello. Cioè il Mago Nero, allora, se fosse stato versione solo Mago Nero vi avrei detto sì, ma però, ma con loro davvero... A livello estetico e di performance è roba molto molto interessante. Quindi se avete sbustato Duel Power, se avete comunque roba Mago Nero, se all'epoca compraste It Deal, avete roba molto molto interessante. Questo esce con i deck leggendari, quindi se li acquistaste all'epoca, avete veramente tanta tanta roba. Ad ogni modo, con questo deck andiamo a chiudere la nostra triade dei deck Mago Nero, Blue Eyes e Dragon Nero Occhi Rossi potenziati. Siamo andati a vedere in questi giorni essenzialmente come si sono evoluti, come possiamo andare a giocare questi mazzi con le nuove uscite nei sarcofagi d'oro. Come sempre vi dico, abbiamo le decklist di tutti questi mazzi, ve l'abbiamo messo anche dei video precedenti, le metteremo nei video futuri, nel nostro gruppo spiegazione combo. E per qualsiasi tipo di assistenza siamo nel gruppo, quindi anche come comprare queste carte, dove andarla a comprare, sempre, insomma, solite cose. Vi ringrazio per aver visto il video sin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, ragazzi, ve lo voglio far vedere veramente belli, proprio lui, con questi occhi, ve lo dice. Stay over, stay over, stay over.